Buonasera a tutti, vi spiego brevemente come si svolgerà la serata di stasera. Inizierò io a raccontarvi molto in fretta chi siamo e come nasce la nostra associazione e poi lascio la parola ai miei colleghi che vi raccontano come funziona il progetto che vorremmo proporvi. Dopodiché abbiamo un ospite speciale questa sera che conoscerete a breve, si chiama Daniele Conti, che lavora nell'ambito dell'intelligenza artificiale applicato alla medicina da parecchi anni e quindi vi racconterà un po' la sua esperienza e ci lascerà alcune proposte di tesi. Infine, come vi abbiamo già anticipato nella mail, ci sarà un momento in cui voi potrete prendere la parola e raccontarci magari qualche idea che vorreste svolgere o comunque qualche progetto che vorreste appunto costruire con altri ragazzi possibilmente interessati. E il tutto si concluderà con un momento in cui potrete fare delle domande e noi cercheremo di rispondervi. In particolare ci sarà un momento in cui le domande più generali, le rispondiamo subito, appunto, le potete magari scrivere in chat. E poi ci sarà un momento in cui, se voi non vi usate a fare le domande in chat, oppure se volete fare delle domande un po' più personali, ci potrete trovare alla fine dell'evento ai tavoli, a cui vi siete alcuni di voi già seduti prima. E lì potrete parlare in maniera un po' più diretta con noi ragazzi del Machine Learning Journal Club. Appunto, io vi dico brevemente chi siamo, faccio partire una breve presentazione che abbiamo preparato. Condivido il mio schermo un attimo. Ecco qua. Confermatemi solo che vedete. Si vede, Ari. Ok, perfetto. Allora, vabbè, brevemente io sono Arianna Di Bernardo, probabilmente qualcuno già mi conosce perché sono studentessa fisica in magistrale di sistemi complessi. E, il nostro gruppo in realtà nasce proprio tra le mura del Dipartimento di Fisica. In particolare, come sapete, noi studenti di sistemi complessi abbiamo la possibilità di inserire nel nostro piano carriera dei corsi che ci avvicinano al machine learning e all'intelligenza artificiale, come ad esempio data mining o reti neurali. E così via. E quindi, al fine di queste lezioni, un paio di anni fa noi ci siamo trovati e abbiamo visto della potenzialità dietro a questa grande area che è appunto il machine learning e l'intelligenza artificiale. Abbiamo visto della potenzialità che andava oltre ai singoli progettini che abbiamo preparato per gli esami. E quindi abbiamo iniziato a riunirci e a parlare, discutere di idee e progetti che avremmo voluto svolgere, insomma. E quindi per prima cosa abbiamo deciso intanto di espanderci per trovare persone che avessero un background un po' differente dal nostro, però complementare, insomma. E abbiamo trovato ragazzi da informatica, piuttosto che da matematica, economia e anche da ingegneria. E poi piano piano appunto abbiamo fatto crescere il gruppo, abbiamo iniziato a fare delle attività, inizialmente in università quando era possibile, e poi abbiamo proseguito a farle online. Per farvi alcuni esempi di quello che abbiamo fatto, appunto lo scorso anno in presenza abbiamo fatto delle lezioni di programmazione scientifica in Python e parallelamente a questo abbiamo fatto degli incontri un po' più approfonditi di ricerca in cui trattavamo delle tematiche come ad esempio NLP. Quando poi è iniziata la situazione appunto pandemica in cui ci troviamo tuttora, abbiamo iniziato a svolgere dei progetti appunto in maniera online proprio legati al Covid, come ad esempio analisi di lastre polmonari, piuttosto che analisi di linguaggio, sempre legate al Covid, o analisi di modelli su rete di diffusione del virus. E, dopodiché a settembre di quest'anno abbiamo conosciuto ancora altri ragazzi che si sono uniti al nostro gruppo e abbiamo partecipato al primo hackathon di Brain Computer Interface, che è un po' da dove è nata l'idea poi di questo gruppo, di questo progetto, come vi spiegheranno i miei colleghi più avanti. E poi alcuni ragazzi del Machine Learning Journal Club hanno partecipato a una grande competizione in ambito di intelligenza artificiale e cambiamento climatico e in realtà hanno riscosso anche abbastanza successo con un progetto molto interessante che tra l'altro vi invito poi ad andare magari a vedere sul nostro sito. E questo per dirvi brevemente quello che facciamo, appunto. L'idea è quella di produrre del materiale che sia open source e quindi sia disponibile a tutti noi e chi verrà dopo di noi.
ma soprattutto quello di andare ad approfondire le nostre conoscenze in ambito di intelligenza artificiale, machine learning applicato a vari ambiti e di magari metterci appunto nel mondo della ricerca, cosa che nella nostra università, come penso sappiate, non è proprio facilissimo. Parola ai miei colleghi che si presentano brevemente e poi iniziano a spiegare nel dettaglio qual è il nostro progetto. E quindi passo la parola alle mie colleghe. Prego. Ciao a tutti, io sono Aurora Micheli e come Arianna anch'io sono al secondo anno della laurea magistrale in fisica di sistemi complessi. Buonasera a tutti, io sono Letizia Pizzini, anch'io come Aurora, Arianna e Flavio, siamo tutti al secondo anno di fisica dei sistemi complessi a Torino. Ciao a tutti, mi hanno un po' spoilerato, ma anch'io come gli altri sono a fisica dei sistemi complessi a Torino, secondo anno di magistrale, ed è un piacere avervi tutti qui. Lascio la parola a Pio. Ciao ragazzi, io non sono di fisica dei sistemi complessi, sono di informatica, quindi c'è anche qualcun altro oltre fisica. È piacere di avervi qui. Ciao a tutti, io invece sono del Politecnico, sono al secondo anno magistrale di ingegneria biomedica. E continuerò questa presentazione. Innanzitutto, grazie Ari per averci introdotto. E io oggi vi parlerò un pochettino di che cos'è questo progetto di Medical. Come probabilmente già sapete, se avete visto la nostra mail, se siete andati sul nostro sito, come Machine Learning Journal Club, quest'inverno abbiamo deciso di dividerci in tre progetti principali. Tutti e tre allo stesso livello. Quello di cui parleremo stasera è quello di intelligenza artificiale in medicina e Brain Computer Interfaces, poi c'è ovviamente il progetto di Natural Language Processing e Social Science e quello di Theoretical Machine Learning. Per quanto riguarda il nostro progetto, il progetto Medical, come vi diceva prima Ari, l'idea è nata un pochettino da questo hackathon che abbiamo fatto sulle Brain Computer Interfaces lo scorso ottobre e da lì insomma ci è presa la curiosità di approfondire questo mondo. Tra di noi, chi più chi meno lo conosce, però abbiamo notato lavorando insieme a questo progetto e all'hackathon a cui abbiamo già partecipato che combinare le conoscenze diverse da ingegneria biomedica, da fisica, matematica, informatica, oltre a essere divertente, produce anche dei risultati interessanti. Per cui abbiamo deciso di partire con questo progetto che abbiamo messo su negli scorsi mesi. Il resto dei miei colleghi vi racconteranno un pochettino più nel dettaglio. Vi anticipo un attimo che la prima parte sarà orientata verso una parte di formazione in cui cercheremo di arrivare un pochettino tutti allo stesso livello, perché una cosa che abbiamo un pochettino patito lavorando in passato è che spesso notavamo che anche se abbiamo conoscenze complementari e tutte importanti alla risoluzione del problema, a volte avevamo dei problemi nel comunicare, nel senso che magari a noi biomedici mancava un pochettino di parte di machine learning e viceversa, ai fisici e ai matematici mancavano alcune competenze di analisi dei segnali. E quindi l'idea è cercare di arrivare tutti su uno stesso livello o comunque su uno stesso piano per poter mischiare bene le competenze. Non preoccupatevi, l'idea ovviamente è fare una prima parte di formazione e poi successivamente, nel momento in cui saremo tutti sulla stessa onda, diciamo, sviluppare dei progetti, partecipare alle competizioni e non vi spoilerò altro, lascio ai miei colleghi. Adesso vorrei farvi una piccola introduzione su che cosa sono le Brain Computer Interfaces. Come vi ho detto, noi vorremmo concentrarci su questo campo, ma chiaramente siamo aperti anche ad altri progetti in tema di intelligenza artificiale. Diciamo che il percorso che abbiamo messo su al momento è concentrato su questo aspetto, ma ripeto, siamo assolutamente aperti idee, se avete idee vi faremo parlare alla fine e anche Pio alla fine vi racconterà altri progetti, diciamo, alternativi e complementari che lui sta portando avanti, ma che si potrebbero portare avanti anche insieme come gruppo. Ok, non voglio farvi una lezione sulle Brain Computer Interfaces, non sono qui per questo, vorrei solo un attimo anche perché sono consapevole che probabilmente per alcuni di voi sanno benissimo cosa sono, e quindi ripeto, non voglio fare lezioni a nessuno, voglio solo fare una piccola introduzione a chi magari non ha idea di che cosa siano o le ha solo sentite, insomma, di nome e
e non sa bene proprio se potrebbe essere di suo, se potrebbero essere di suo interesse o meno. Allora, le BCI, Brain Computer Interfaces, in italiano interfaccia uomo-macchine, sono dei sistemi che permettono la comunicazione tra il cervello, quindi tra i segnali che il nostro cervello produce, e un'interfaccia esterna, un'interfaccia che sappia interpretare questi segnali e tradurli in delle azioni. Diciamo che, cerco di spiegarvi un pochettino la divisione all'interno di questo mondo, le BCI possono essere principalmente di due tipi, di tipo invasivo o di tipo non invasivo. Che cosa vuol dire? Di tipo invasivo significa che ci vuole una vera e propria, sostanzialmente una vera e propria operazione chirurgica per poter installare, per esempio, degli elettrodi all'interno dello scalpo, mentre di tipo non invasivo vuol dire che si possono registrare dei segnali al di sopra del cranio, sostanzialmente sopra la pelle, quindi senza dover applicare sistemi di chirurgia o cose così. Noi ci concentreremo chiaramente principalmente su BCI di tipo non invasivo, anche se sinceramente non escludo che non si possa fare dell'analisi segnali anche magari su elettrocorticogrammi, che invece sono BCI di tipo invasivo. E un'altra divisione fondamentale è che cosa vanno a registrare le BCI. Vanno a registrare, come vi dicevo prima, i segnali fisiologici, ma che tipo di segnali? E anche lì dipende, ci sono principalmente due tipi di BCI. Quelle che registrano i segnali elettrofisiologici, quindi sostanzialmente il segnale o elettrico-magnetico del cervello, di cui probabilmente la più famosa che conoscete tutti è l'EEG, che sarebbe l'elettroencefalogramma, oppure le BCI che vanno invece a registrare l'emodinamica del cervello, quindi la risposta proprio a livello di cosa succede nei vasi sanguigni, il cosiddetto bold signal, che non vi sto a tediare con che cosa vuol dire. E penso probabilmente non ci concentreremo più di tanto su BCI di tipo emodinamico, anche se non escludo che potremmo vedere qualcosa in ambito NIRS, Near Infrared Spectroscopy. Però appunto ci concentreremo in modo principale sulla parte di analisi del segnale EEG. Vorrei anche qui entrare un pochettino più nel dettaglio su che cosa vuol dire analizzare un segnale EEG, poiché le BCI, tornando alle divisioni, continuo a farvi divisioni, creo un ramo, un albero di divisioni, si dividono principalmente in due tipi e dipendono dal segnale, da che tipo di segnale si va ad analizzare, cioè da che tipo di stimolo produce quel segnale. Ci possono essere BCI di tipo endogeno o esogeno. Cosa vuol dire? Se lo stimolo è esterno, cioè arriva da al di fuori della persona, quindi può essere uno stimolo visivo, un stimolo uditivo, quindi un suono, una luce, allora stiamo appunto parlando di BCI di tipo esogeno. Se invece lo stimolo viene dall'interno, stiamo parlando di BCI endogeno. Cosa intendo per stimolo interno, senza entrare troppo nei dettagli? Banalmente le più famose sono quelle legate al motor imagery, cioè all'immaginazione del movimento. Tra l'altro su entrambi i tipi di BCI abbiamo fatto un hackathon a ottobre, di cui poi vi racconterà meglio Aurora. E anche qui, per darvi un'idea di che cos'è una BCI, cioè che cosa vuol dire lavorare in questo campo, che cosa vuol dire studiare questo tipo di sistemi, vuol dire sostanzialmente fare estrazione del segnale, quindi acquisizione del segnale, cioè adesso vi racconto un attimo gli step in pratica, preprocessamento del segnale, cioè il segnale che noi acquisiamo tramite registrazione, che può essere, come vi facevo prima, in caso di EEG, è un segnale generalmente molto sporco, difficile da interpretare. Quindi lo scopo nostro, in quanto ingegneri, matematici, fisici che lavorano sul campo, è quello di pulire questo segnale e fare un preprocessamento del segnale. Poi arriva la parte un pochettino più di machine learning, cioè noi da questo segnale cercheremo di fare delle predizioni. Cioè, per esempio, l'esempio più classico che viene fatto è capire, per esempio, se questo segnale indica sto muovendo la mano destra o sto muovendo la mano sinistra, no? E come si fa ciò? Prendendo il segnale preprocessato e facendo feature extraction and classification, che penso più o meno tutti, che siate ingegneri o siate fisici o siate matematici, sapete di cosa sto parlando. E una volta che questo segnale viene classificato, viene interpretato, c'è la parte di control interface, quindi in pratica sostanzialmente si prende ciò che è stato interpretato dalla macchina e lo si usa in un braccio meccanico piuttosto che su un computer per fare typing e così. Non vi so dire in anticipo su che cosa lavoreremo noi, quello poi lo decideremo tutti insieme nel momento in cui deciderete di unirvi a noi o meno. Non voglio tediarvi inutilmente su altri tecnicismi, se penso di avervi dato una overview generale di che cosa vuol dire lavorare su delle BCI, che cosa sono le BCI, per cui lascerei la parola a Flavio.
Grazie mille Gabriele, assolutamente una bellissima introduzione. Allora, diciamo che noi adesso abbiamo pensato un pochettino a un percorso per poter, come ha già accennato Gabriele, arrivare tutti quanti con le stesse conoscenze, cioè avere almeno un bagaglio culturale dietro su questo argomento delle BCI che sia più o meno omogeneo. Quindi noi abbiamo pensato nei prossimi mesi di seguire alcuni corsi, ovvero un primo corso che è tenuto completamente gratuito online da Christian Cote, sarà un percorso che vede di fatto tutte le basi più importanti delle BCI. Quindi ci sarà un primo passo in questo mondo, in maniera tale che tutti quanti, anche chi non ne ha mai sentito tanto parlare, possa comunque acquisire tutte le conoscenze necessarie per poter capire come funzionano. Quindi, come anche già accennato Gabriele, vedere le basi di elettroencefalografia, vedere come si processa un segnale, come si cattura. Quindi tutte queste basi saranno sicuramente acquisite tutti quanti assieme seguendo questo corso. Poi, in aggiunta, diciamo così, a questo corso, noi ci teniamo a dire che è un corso, questo qua, dove si parla di, diciamo così, ci sono anche tanti riferimenti ovviamente al machine learning, con, diciamo così, basi già un po' assodate. Quindi, ovviamente, noi con il nostro background abbiamo già delle basi di machine learning che sono già, diciamo così, assodate, anche basi di Python e di MATLAB. Però, diciamo così, anche per chi non ha mai visto queste cose, noi comunque abbiamo a disposizione, possiamo fornire materiale o comunque essere d'aiuto e rispondere a tutte le domande, ma ovviamente diciamo il programma va avanti, ovvero noi continueremo a seguire questi corsi, queste lezioni online, quindi si va avanti, perciò quelle lì si danno un po' per assodate. Detto questo, successivamente a questa introduzione ci sarà poi una Spring School che abbiamo anche in questo caso pensato di seguire tutti quanti assieme, fin tanto che poi ci ritroveremo con queste conoscenze oramai assodate e siamo poi pronti per partire per questa BCI Awards, della quale adesso vi parlerà Letizia. Grazie Flavio, sì esatto, il secondo step di questo percorso che abbiamo pensato per i prossimi mesi è proprio quello della Spring School, che partirà il 12 di aprile, durerà intorno a 10 giorni, sono 93 ore, completamente gratuito e completamente online. Ovviamente sarà un impegno, quindi bisogna presupporre una certa sovrapposizione con le lezioni universitarie sicuramente, e al centro della Spring School ci sarà anche la possibilità di partecipare a un hackathon, teoricamente con le conoscenze conseguite proprio attraverso il corso online e poi la Spring School, dovremmo essere in grado di poter partecipare in maniera preparata appunto a questo hackathon di 2 giorni. E inoltre, durante proprio la Spring School ci sarà la possibilità di parlare, interfacciarsi direttamente anche con i vincitori del BCI Award del 2020, al quale poi vorremmo appunto partecipare in prima persona con il nostro gruppo ad agosto, quindi la data di scadenza per la presentazione dei progetti è proprio ai primi di agosto, e successivamente a settembre verranno nominati 12 progetti che entreranno in un libro, verranno pubblicati in un libro che avrà un eco a livello internazionale. Questo BCI Awards, diciamo, ha una risonanza a livello mondiale, e poi soltanto successivamente appunto verranno nominati 3 vincitori premiati con dei premi importanti, piuttosto importanti. Ma a parte questo, abbiamo pensato
diciamo, il gruppo ha capito l'importanza proprio della partecipazione a hackathon, a competizioni, proprio anche per la formazione del gruppo stesso. E, ovviamente bisogna sempre tenere presente che questa è la nostra linea, quello che abbiamo pensato, ma siamo assolutamente aperti anche a altre proposte, anche al di fuori appunto delle BCI, però vi potrà spiegare sicuramente meglio quello che è stato fatto già negli hackathon precedenti, l'esperienza negli hackathon precedenti, Aurora. Ok, grazie Leti, ciao di nuovo a tutti. Io volevo un attimo raccontarvi appunto di questa esperienza che abbiamo fatto ad ottobre come gruppo, cioè l'esperienza di una partecipazione ad un hackathon. Un hackathon di fatto è una competizione di coding e quella a cui abbiamo partecipato noi appunto si chiamava Brain, era ospitata da un'università canadese e si trattava di una competizione internazionale a livello mondiale, c'erano davvero partecipanti da qualsiasi angolo della Terra. E l'obiettivo appunto era trattare dati di elettroencefalogrammi. In particolar modo noi ci siamo iscritti con due gruppi. Il primo gruppo si è occupato di pazienti, di dati relativi a pazienti affetti da ictus. E in questo caso l'obiettivo era di fatto compiere una classificazione binaria, cioè capire se il paziente stesse immaginando di muovere la parte sinistra o la parte destra del corpo, quindi appunto di muovere per esempio il braccio sinistro o il braccio destro. L'altro gruppo invece si è occupato di pazienti in stato comatoso e in questo caso l'obiettivo era capire o meno se il paziente rispondesse a stimoli esterni, sempre servendosi solamente dei dati di un elettroencefalogramma. Questi erano gli obiettivi, i metodi erano, diciamo, machine learning in senso lato. Siamo stati lasciati totalmente liberi di usare gli algoritmi più svariati, anzi siamo stati incitati dall'organizzazione alla creatività. Alla fine abbiamo appunto esposto ad una giuria i nostri lavori, non abbiamo vinto purtroppo, ma non importa perché sono stati davvero due giorni di full immersion in questo mondo. Abbiamo imparato tantissime cose, tra l'altro eravamo due gruppi molto eterogenei, nel senso che, ma come hanno ripetuto i miei colleghi, c'erano fisici, ingegneri, quindi davvero siamo riusciti ognuno a dare il proprio contributo. Abbiamo imparato tanto, abbiamo fatto amicizia ed anche per questo motivo abbiamo pensato di riproporvi l'esperienza dell'hackathon. Tra l'altro la competizione di cui vi parlava Letizia è proprio l'edizione 2021 di questo hackathon a cui abbiamo partecipato. Quindi immaginiamo che le modalità siano anche più o meno le stesse e sicuro ne varrà la pena. Adesso lascio la parola al prossimo, dovrebbe essere Pio. Grazie Aurora. Allora, il secondo, diciamo, percorso che abbiamo pensato è un qualcosa di trasversale al primo, a quello delle BCI, ovvero l'idea è di imparare tecniche, metodi e strumenti che hanno a che fare con l'analisi dei segnali biologici. Questo è un termine ombrello, cioè vuol dire tutto e niente, infatti può essere racchiuso di sotto analisi delle serie temporali, piuttosto che analisi delle immagini biomediche o ad esempio tecniche forse un po' più avanzate come l'object recognition e la segmentazione. E proprio a questo proposito volevo farvi vedere alcuni progetti su cui ho lavorato nell'ultimo anno più o meno per darvi giusto un'idea di cosa stiamo parlando. Ari, puoi andare avanti? Ok, grazie. Allora, il primo è stato un progetto in cui essenzialmente dovevo elaborare queste immagini. Queste immagini sono delle analisi microscopiche, questo in questo caso è microscopia ottica, e dovevo, come primo step, essenzialmente la pipeline era individuare le cellule, quindi segmentarle, proprio individuare i contorni di ogni singola cellula, e successivamente effettuare un'analisi spaziale delle cellule. Questo perché? Perché essenzialmente dovevo verificare
ad esempio l'immagine, la strip delle immagini di sopra rispetto a quella di sotto, sono due tecniche differenti. Nel primo viene prelevato un campione di mucosa cellulare, mentre nel secondo viene prelevato il campione, ma processato con una centrifuga. E quindi dovevamo effettivamente vedere se ci fossero delle differenze tra le due tecniche. Un secondo progetto, per farvi capire poi quanto può essere diverso un segnale biologico, questo è un ECG essenzialmente, e l'idea era quella di addestrare una rete neurale convoluzionale per fare anomaly detection, ovvero rilevare se all'interno di un elettrocardiogramma ci fossero dei pattern riconducibili a determinate patologie, come ad esempio le aritmie. E la cosa particolare è che questo modello doveva essere poi deployato, cioè effettuato il deploy su un dispositivo wearable, quindi doveva essere molto leggero, perché appunto sono dispositivi embedded, e quindi doveva essere abbastanza veloce per fare le varie inferenze. Insomma, questi sono alcuni degli esempi che lui voleva farci vedere, appunto per mostrare a tutti quello che potremmo essere in grado di fare un po' tutti, appunto. L'idea è di partecipare ad alcune, appunto, competizioni o hackathon in quest'ambito, quindi in ambito medico, non soltanto di BCI, ma anche, non lo so, ad esempio qualcosa di cardiologia, piuttosto che qualcosa un po' più di biologico, come il lavoro che ha fatto più sulle cellule. Quindi questo qua è un po' per darvi un'idea di quello che potremmo fare. Se qualcuno ha delle idee simili che vuole sviluppare, come hanno sottolineato prima i miei colleghi, è liberissimo di alzare la mano. Mi sembra che a destra dello schermo abbiate questa icona, appunto, se ci cliccate sopra noi poi possiamo rendervi speakers, quindi farvi salire virtualmente sul palco e potete esporre la vostra idea. È tornato Pio? Sì, esatto, non volevo abbiamo raccontato interrompervi. Scusate per i problemi di connessione, però vabbè. E niente, vabbè, ricomincio, finisco diciamo quello che stavo dicendo. E essenzialmente l'idea era poi, una volta individuata la cellula, analizzare la parte apicale, ovvero la parte delle ciglia, e analizzare la frequenza del movimento ciliare, perché questo è un biomarker utile per la vitalità della cellula e viene utilizzato in ambito diagnostico. E tutto qui. Questi erano alcuni dei progetti a cui ho lavorato ultimamente. E poi, Ari, hai già detto tu questa parte, giusto? Non mi ripeto. Sì, ho detto semplicemente che questi sono esempi di progetti al quali, insomma, potremmo lavorare tutti insieme, e che l'idea è quella di introdurci in questo mondo attraverso delle competizioni che, insomma, siamo liberi di cercare sia su Kaggle che altri siti. Sì, esatto, perché di nuovo, come ho detto, i ragazzi, il focus principale, almeno anche il mio, sono le BCI. Quindi questo è un qualcosa più che altro per apprendere gli strumenti che poi possiamo utilizzare in vari ambiti, come avete visto. Benissimo, per concludere vi abbiamo lasciato alcuni contatti telefonici, se avete delle domande specifiche ci potete contattare liberamente oppure alla nostra mail. Io adesso appunto lascio la parola a Daniele, così ci spiega appunto quello che sta facendo, che è molto, molto molto interessante, e poi torniamo noi ragazzi e appunto sentitevi liberi di scrivere tutte le domande che volete in chat, sia per noi che per Daniele, e poi alla fine le discuteremo tutte insieme. Allora io adesso spacco la condivisione e invitiamo Daniele, eccolo. Eccoci, grazie a tutti. Ecco, ragazzi. Daniele. Grazie della presentazione che avete fatto, è molto bello il lavoro che state facendo e sono contento di queste serate di comunicazione in cui effettivamente lo presentate anche al mondo esterno, perché di fatto è una bella opportunità per conoscervi e conoscere tutto il lavoro che state facendo, e grazie anche per ospitarmi qua questa sera, perché mi fa piacere un po' portarvi cosa c'è anche oltre questo genere di progetti e quindi in che direzione effettivamente possono portare ciascuno di noi. Io mi presento, sono stato uno studente di fisica dei sistemi complessi
al Politecnico di Torino nel periodo 2012-2014 e lì ho iniziato un po' tutto quello che è stato il percorso rispetto all'intelligenza artificiale e a questo genere di algoritmi. L'ho affrontato con un approccio appunto di ricerca, con una logica di acquisizione di metodi, che poi in realtà proprio il percorso mi ha messo di fronte all'opportunità di applicare a tante cose differenti. E la cosa bella di questa attività è proprio questo, in realtà il machine learning lo potete applicare a qualunque cosa, e anzi c'è una fame in questo periodo di machine learning che sta portando a sperimentare tutte le possibili applicazioni, sia in ambito medico, in ambito anche molto avveniristico, come sono quelle le BCI, che oggi di fatto sono topic in totale sviluppo. Quindi imparare questo oggi, prendere questi metodi oggi, non si sa neanche dove può portarci poi domani. Il percorso che ho seguito io mi ha portato a fondare una startup, e quindi vi racconto un po' quello che è una delle opportunità che deriva da questo tipo di attività, dalle hackathon, dalle competizioni, dall'imparare questi metodi. Le startup sono di fatto un progetto imprenditoriale nuovo, innovativo, che vuole risolvere un problema ben specifico e che lo può fare con una innovazione, diciamo, tecnologica, quindi prendendo quello che in questo caso, nel nostro caso specifico, sono algoritmi machine learning e applicandoli ad un problema molto ben delineato e che un set di persone sente in maniera molto forte. In particolare quello che ho deciso di affrontare io è stato quello della diagnostica ecografica. Per farlo vi porto su una brevissima presentazione in maniera tale che possiamo avere qualcosa da seguire. Dovreste vederla in questo momento. Come vi dicevo, noi lavoriamo applicando l'intelligenza artificiale al tema della ginecologia. Questo perché in ginecologia di problemi aperti ne abbiamo ancora tantissimi, ma di per sé su tutto quello che è l'ambito medico abbiamo ancora tantissimi problemi aperti. Parlando con i medici, parlando con i clinici, parlando con le persone, di fatto vai a scoprire quello che sono i nervi scoperti oggi della situazione clinica. E tra questi abbiamo identificato che l'ecografia è una delle tecniche di imaging medico che oggi è più utilizzato in assoluto, ma che di fatto non esprime tutto il suo potenziale, perché sì, è usata tantissimo perché è facile da utilizzare e perché non è dannosa per la salute della persona, ma di fatto è totalmente operatore dipendente. Quindi se abbiamo un medico da una parte che è in grado di interpretarla correttamente, allora è un ottimo imaging medico. Dall'altra parte, se il medico non ha esperienza sulla patologia specifica, di fatto è fortemente inconcludente. E questo accade spesso nell'ambiente del tumore ovarico, nella diagnosi del tumore ovarico, perché il primo step di analisi è quello che avviene proprio dal ginecologo, chiamiamolo generico in un certo senso, quello che non è specializzato su una patologia specifica. E quindi è possibile che si perda alcuni dettagli che però sono indicativi del tumore allo stadio iniziale. E questo causa il 75% di diagnosi tardive, che abbassa fortemente la mortalità. Ed in questo modo il tumore diventa la quinta causa di morte, no? Adesso, questa situazione è sufficientemente standard da 50 anni più o meno, perché di fatto manca l'innovazione in ambito medico e c'è una difficoltà di adozione. E quello che i ragazzi ci hanno presentato oggi, di fatto sono gli strumenti per andare a cambiare questo scenario. Cambiarlo significa che di fatto vai a portare quella che è il tasso di sopravvivenza globale a quello che è il tasso di sopravvivenza dei primi stadi, molto alto, che significa dei risparmi e significa la possibilità anche di ottimizzare le risorse. E poi il tema dell'apprendere un metodo, come avete già visto in queste tante presentazioni, tante attività progettuali, il metodo è lo stesso. E la capacità di comprenderlo fino in fondo e la capacità di declinarlo su ambiti differenti che crea effettivamente l'esperto, l'innovatore, l'inventore, il ricercatore esperto, perché è in grado di usare gli stessi strumenti in contesti diversi e risolvere problemi differenti con lo stesso modo. Questo poi per noi in realtà deve arrivare alla gente, deve arrivare alle persone che sono e i clinici da un lato
e le donne dall'altro, perché di fatto la soluzione che realizziamo è pensata per migliorare la qualità delle vite delle donne. Nel farlo non è solo machine learning, non è solo l'algoritmo, non è solo il dato, è uno strumento. Pensate voi a qualunque app voi abbiate, che sia banalmente il sistema di sblocco dell'iPhone che ti fa il riconoscimento facciale. Voi dell'algoritmo non ne sapete niente, lo guardate ed è sbloccato, puff, è fatta. Questo fa tutto in realtà, perché di fatto l'algoritmo viene dato per assodato che funziona, deve funzionare, e nessuno si chiede esattamente come funziona dal punto di vista dell'utente, a parte noi nerd un po' dall'altra parte che vogliamo sapere, vogliamo smontare per capire di fatto come le cose sono fatte. Però conta tantissimo la struttura. E quindi noi abbiamo realizzato un applicativo che fa da gestione dei casi clinici, e facendo da gestionare i casi clinici, nel momento in cui c'è un tumore sospetto, una cista ovarica sospetta che potrebbe essere un tumore, allora la componente dell'algoritmo emerge e va a fornirne supporto al medico facendone un'elaborazione. Questo in realtà è uno strumento molto interessante da gestire, da sviluppare, perché diventa un canale per l'arricchimento dei dati. E qui emerge un tema che non abbiamo tanto toccato durante questa serata, che è proprio il tema della disponibilità dei dati. Ecco, il lavoro in questo caso è complesso, perché c'è stata tantissima attività da parte nostra nel capire come trovare i dati su cui realizzare questi algoritmi. E questo significa relazione con gli ospedali. Una piattaforma che faccia anche da sistema di gestione dei casi clinici per il ginecologo, di fatto è un canale di arricchimento del dataset. Ora, se entriamo un po' più nella componente tecnica, diciamo, anche se ad alto livello, di fatto quello che noi andiamo a realizzare, ne vedete un esempio in questo screenshot. Qua state vedendo un'immagine, un video ecografico, come viene raccolto durante una visita medica qualunque, che è quella in originale da questo lato, in cui c'è una cista ovarica che ha delle caratteristiche morfologiche. Queste caratteristiche sono quelle che ci dicono se stiamo lavorando con tumori o con delle cisti funzionali, se il tumore è benigno o maligno. Quindi per il medico è estremamente importante sapere cosa deve riconoscere ed essere in grado di riconoscerlo. E oggi noi siamo nel primo step di questa attività, quindi stiamo portando al medico quelli che sono i punti d'attenzione. E lo vedete sulla destra. Quindi in questo caso noi abbiamo il video ecografico che passa attraverso una rete neurale profonda, il quale ne fa classificazione e va a dire se la cisti è presente e di che tipo di cisti si tratta. E una volta che sappiamo che la cisti c'è, allora abbiamo algoritmi di analisi immagini che vanno a definire quelle che sono le proprietà di queste cisti. Quindi se abbiamo delle zone che sono, diciamo, non completamente liquide, che qua vedete in giallo, e delle zone che invece sono tessuto potenzialmente tumorale, che sono invece quelle in rosso. Questa è l'informazione che portiamo al medico, che di fatto il medico nel momento in cui riceve un video ottiene poco dopo, non gli interessa come viene fatta, purché ci sia uno studio che va a dimostrare che tutto questo è accurato dal punto di vista clinico, e dopodiché c'è tutta una componente di usabilità della piattaforma, quindi il fatto che noi sappiamo comunicare quell'informazione ottenuta dall'algoritmo nella maniera più semplice ed intuitiva possibile, perché di fatto il medico deve fare il medico, deve occuparsi delle sue pazienti. Noi dobbiamo trovare il modo di utilizzare tutti quelli che sono i metodi oggi disponibili per aiutarlo nel fare questa attività. E questo è uno dei tanti. Vi dicevo, questo deve essere validato clinicamente, naturalmente, e noi questo lo facciamo con ospedali in Italia e in Israele, che di fatto sono quelli che ci forniscono i dati clinici su cui andare a lavorare e su cui andare ad addestrare gli algoritmi. Tutto questo è nato da gente come noi, è nato da probabilmente uno qualunque di voi oggi in call tra 3 anni potrebbe mettere su un'azienda come la nostra. Di fatto vedete i 3 fondatori, li vedete qua in alto, siamo noi 3, io e Federica abbiamo un percorso di fisica di sistemi complessi, Federica è ancora ricercatrice in machine learning all'EPFL a Losanna, Rosa invece ha 4 anni di postdoc alle spalle in neuroscienze. A un certo punto abbiamo deciso che quello che sapevamo lo volevamo applicare
ad altro, dovevamo applicare a qualcosa che portasse effettivamente un impatto positivo sulla gente, sulla società, risolvendo quello che è un problema oggi esistente. E di fatto questo significa fare startup. Abbiamo iniziato in 3, adesso stiamo crescendo, siamo 6 e abbiamo tanti progetti di tesi in realtà che sono attivi oggi e che vogliamo attivare in quest'anno, proprio in questo mese, in marzo, tra marzo e aprile. Vorremmo attivare 2-3 progetti di tesi di machine learning per classificazione di caratteristiche e di video ecografici. Quindi anche per questo mi faceva piacere partecipare qua, perché se di fatto qualcuno potesse essere interessato a collaborare con noi, beh, noi ci siamo e ci fa molto piacere lavorare insieme. Qua, vabbè, c'è uno sguardo a quelli che sono le persone che ci seguono e dal punto di vista medico e dal punto di vista dell'industria. La cosa bella è che questo tipo di percorso vi mette in contatto con delle personalità forti, competenti a livello internazionale e che si dedicano al progetto, proprio come il team del Machine Learning Journal Club si sta dedicando a questa attività, diciamo per volontariato, per interesse, perché ti piace, perché ti fa divertire e perché senti che stai facendo qualcosa di buono. Ecco, questo tipo di progetti sono qualcosa di buono su cui le persone decidono di aiutarti, perché di fatto stai portando un contributo positivo. Ora, qua voi vedete i miei contatti, potete raggiungermi via email, al telefono, WhatsApp, LinkedIn, sulla pagina web di Sindaia, che è sindaia.ai, dove volete, in maniera totalmente molto informale, molto semplice. E adesso mi fa anche piacere ritornare con voi in call, qua giù. E come dicevano, adesso ci sarà un momento, tra l'altro, di tavoli, se non sbaglio. E mi fermo anche un po', mi fermo al tavolo 6 e sono più che contento di continuare a raccontarvi un po' di quello che facciamo e insomma di approfondire. Quindi niente, grazie ragazzi, grazie di aver potuto partecipare qua, complimenti per quello che state facendo, perché è molto bello, c'è molto valore per adesso e per il futuro anche della comunità scientifica nostra, quindi continuiamo a lavorarci tutti insieme, che mi fa piacere, e state facendo un gran lavoro. Grazie Daniele, sei stato gentilissimo, ci hai presentato un problema molto interessante e non posso dirti quanto ci fa piacere che tu sia qua stasera con noi, quindi davvero ancora grazie. Ok, la nostra presentazione, come dicevo prima, finisce qui. Adesso rimarremo ancora un attimo qua in live, nel caso qualcuno voglia fare qualche proposta o qualche domanda a tutti gli organizzatori, a tutti i partecipanti o a Daniele stesso, potete o scrivere in chat o alzare la mano. Cercheremo di rispondere prima un momento qua tutti insieme e poi ci sposteremo nelle stanze, ognuno di noi andrà in una stanza e potremo parlare più liberamente, insomma, anche per chi è un pochettino più timido, diciamo. Per cui lascio adesso la parola a voi, l'iniziativa a voi. Ah, magari aggiungo solo una cosa, per quanto riguarda i contatti e tutto quanto. Innanzitutto questa è registrata, quindi poi sarà possibile reperirla di nuovo e riguardare questa registrazione. Inoltre, comunque le nostre slide vengono poi comunque caricate, abbiamo la pagina di GitHub, così ci sono tutti quanti i riferimenti. Se poi c'è qualcuno che ovviamente ci conosce, eccetera, può assolutamente scriverci senza nessun problema. Inoltre, poi alla fine di queste 3 presentazioni, il nostro consiglio è quello di ovviamente sono 3 progetti, è difficile seguirne più di uno, quindi manderemo poi una mail con anche in quel caso lì eventuali gruppi WhatsApp o Telegram su cui unirvi, così che ci siamo tutti quanti assieme, voi ne sceglierete uno e potete ufficialmente iniziare insieme a noi questo percorso e ci fa molto piacere. Adesso lascio la parola a voi. Ciao Enrico, puoi chiederci quello che vuoi, sei live. Salve a tutti, io sono uno studente primo anno fisica dei sistemi complessi. Avevo una domanda riguardo la parte delle PCI e su come è strutturato, diciamo, il primo dei 2 progetti. Avete detto che dovremmo seguire, e suppongo autonomamente, prima un corso per metterci tutti allo stesso livello, quello gratuito di... il nome mi è sfuggito, non sono riuscito a scriverlo qui in tempo, però dovrebbe essere Learning MOOC,
MOOC, M-O-O-C. Cote, sì. Ripeti il nome? Christian Cote. Ci sono, c'è tutto quanto poi riferimento con link anche nella nostra pagina di GitHub. Perfetto. Ovviamente gireremo tutto. Ok. Che comincia, finisce quanto? Allora, è un corso gratuito, quello lì, ed è già tutto caricato online in realtà. Ah, ok. L'idea è quella di tutti quanti un po' assieme darci un po' delle deadline, no? Per dire, guardiamoci queste video lezioni e cerchiamo di essere un po' al passo in maniera tale da arrivare ad aprile, prima di questa Spring School, e avere già visto questo corso, che sono 10 moduli, è ben strutturato, parte proprio dalle basi, proprio da che cosa vuol dire, che cos'è una BCI e che cosa voleva dire negli anni 70 come oggi, quindi è proprio ben strutturato dalle basi. Ottimo. Aggiungo, quindi, vabbè, darci ovviamente una tretta. Aggiungo, Enrico, che ci sono anche, abbiamo individuato anche altre slide online dalla comunità Neurotech, abbiamo visto che ci sono delle slide fatte abbastanza bene su campo BCI, quindi anche lì uno può integrare con, insomma, vario materiale, non c'è un solo corso, ecco. Anche per chi magari non ha troppo voglia di seguire, ha già magari una base, secondo me anche la parte di slide è fatta molto bene, ed è tutto su GitHub, è tutto sul sito, come diceva Flavio. Ottimo. E poi aggiungo ancora una cosa che ci siamo dimenticati magari di specificarlo bene. L'idea è quella di creare proprio un gruppo, quindi una volta ogni settimana, ogni due settimane, in base alla disponibilità di tutti, ci incontreremo per discutere magari delle lezioni che abbiamo seguito, per parlare di eventuali progetti, idee, confrontarci, perché poi i gruppi saranno misti, magari c'è qualche ingegnere biomedico che può darci una mano nella prima parte, e poi magari, non so, noi magari di fisica di sistemi complessi che siamo più afferrati sulla parte di machine learning possiamo dare una mano a qualcun altro, cioè l'idea è quella di collaborare, poi di fare un gruppo e seguire le lezioni poi parallelamente tutti insieme, quindi poi ci organizziamo, insomma, okay, vabbè, con calma, quindi questo lo vedremo un po', insomma. Va bene, in generale comunque di farlo, di finirlo prima che inizi la Spring School, a quanto mi pare di capire, che parte il 12 aprile. E quelle invece sono lezioni che sono già registrate e poi saranno disponibili per tempo, oppure sono lezioni? Sono da seguire live, quelle saranno le videoconferenze principalmente. Mm-hmm. Ci sta, ok. E orario europeo o dobbiamo aspettarci di fare... Allora, se non sbaglio, correggimi Leti, sono in Austria, se non sbaglio, quindi sì, è orario europeo, dobbiamo farci alle 5 di mattina, come abbiamo già fatto in passato. Sì, è strutturato proprio come lezioni universitarie, si parte dal mattino, si va avanti fino a pranzo, poi ci si stoppa e poi si riprende. Sarà impegnativo, però alla fine sono 10 giorni, puoi decidere se partecipare un giorno, ogni giorno ti darà, c'era forse anche la slide, penso di averla saltata, ogni giorno ti darà un credito, alla fine riceverai un certificato di partecipazione con tot crediti. Per quante lezioni? Ti puoi già iscrivere adesso volendo, è del tutto gratuito e sarà in diretta, appunto. No, mi stressavano gli orari, perché se fosse stata nella East Coast, eravamo nella West Coast, ci sarebbe stato un po' di problemi. Però no, va bene, ottimo. Va bene, grazie mille, non ho più domande, poi al massimo faccio ai tavoli e ai singoli. Grazie. Grazie a te. Non so se avete altre domande che possono essere utili a tutti. Non so, stavo pensando, magari una cosa che non abbiamo detto è che i progetti che faremo, così come le lezioni, saranno in inglese. Più che altro perché ci sono anche degli studenti internazionali che hanno mostrato interesse per le nostre attività e secondo me questo è un punto forte, assolutamente, quindi mi piacerebbe continuare ad avere contatti con questi ragazzi, anche non italiani, perciò insomma, il materiale che produrremo e in generale le lezioni che seguiremo, i progetti a cui lavoreremo saranno in lingua inglese, però immagino non sia un grande problema, nessuno di noi è bravissimo a comunicare in inglese, però insomma penso che si possa portare avanti la cosa in questo modo, ecco. Altre cose, non so se avete appunto domande a carattere generale, fatecele pure. Se no, fra un po' andremo magari nei tavoli, ecco.
Sì. Come diceva prima Daniele, un punto chiave è l'acquisizione dei dati. Voi avete esattamente volevo rispondere a questa domanda qua di Marco Bottino, perfetto. Allora, al momento no, nel senso che l'idea originale è di lavorare su, come diceva giustamente prima Daniele, una cosa che non abbiamo trattato è i dati, dove li prendiamo. Non è una cosa ovviamente semplice e vorremmo iniziare a lavorare insomma su dei dati che sono free, che sono disponibili online. Per chi è studente di ingegneria sa cosa intendo, e l'idea originale è quella, quindi banalmente quando facciamo delle challenge, degli hackathon, ci vengono forniti dei dati, si possono trovare dei dati online di tipo EG, NIRS e vario tipo. Non nascondo ovviamente il fatto che ci piacerebbe avere accesso a qualche struttura e avere accesso anche a un vero e proprio EG, ecco. E, non voglio anticipare nulla perché è tutto in costruire, ma stiamo cercando di metterci in contatto per vedere in futuro di avere accesso a questi sistemi. Quindi non vi do speranze perché non sappiamo ancora niente, ma posso dirvi che ci stiamo lavorando, ecco. E ultima cosa, scusate, aggiungo Ari, poi mi interrompo. Un'altra domanda che mi aspettavo, ve la faccio io, è il tempo di, insomma, forse Flavio prima l'ha già accennato, quanto tempo dedicheremo a questa cosa? Siamo ben consapevoli che essendo studenti universitari, c'è chi ha la tesi, chi anche magari lavora mentre studia, chi insomma gli esami, siamo chiaramente tutti molto impegnati, e il tempo da dedicare a questa attività sta un po' a voi, nel senso che noi non vi metteremo delle scadenze obbligatorie, non vi metteremo delle limitazioni, lì sta un po' la coscienza di ognuno ovviamente. Sappiate chiaramente che per star dietro alla cosa, essendo, non essendo un problema semplice da affrontare, ci vorrà un pochettino di tempo da dedicare, ma non saremo noi con la pistola puntata alla schiena che vi diremo lavora, studia, per cui cioè, non sarà assolutamente così. Chiaramente se vorrete poi far parte del progetto, sapete voi quanto tempo doverci dedicare, ecco. Vai Ari. No, niente, in realtà appunto se visto che abbiamo detto che appunto c'è la possibilità di proporre dei progetti, magari stasera non avevate neanche ancora idea di come funzionava, di chi eravamo noi, eccetera, quindi ce li avete lì nel cassetto e non vi va di parlarne stasera e non è assolutamente un problema. I nostri contatti ce li avete, se siete interessati poi siete liberi di partecipare anche al primo incontro, senza vincoli in realtà, e di esporcelo poi più avanti o di esporceli adesso ai tavoli. Quindi noi ci dividiamo, siamo due per tavolo, magari ci sono anche altri ragazzi della nostra associazione che sono i ragazzi che poi parleranno le prossime sere, quindi se avete domande sia a carattere specifico che generale su di noi, sentitevi assolutamente liberi di chiederci tutto quello che o anche solo per conoscerci. Sì, esatto, anche solo per conoscerci. Quindi allora, noi ci posizioniamo ai primi cinque tavoli, lasciamo Daniele al tavolo numero 6, così se qualcuno vuole fargli domande sul suo lavoro o su queste possibilità di tesi è assolutamente libero di andare a sedersi al tavolo 6 e noi invece ci troviamo negli altri tavoli per rispondere a eventuali domande. E grazie a tutti assolutamente di aver partecipato e dell'interesse che avete mostrato e dell'appoggio, ci ha fatto enormemente piacere vedere così tanta gente appunto a questa serata, quindi grazie a tutti.